Natalino Piras, Sepultas, Fratelli Freleditori. Tra l'altro questa era anche una coppia omaggio, una coppia promozionale. Darsi che valga qualcosa, chissà. Con la pasta incandescente di una lingua che fluisce da un personalismo crogiolo, l'autore modale Italia figura dal fascino arcaico e nel contempo modernissimo. Pasca è il paese nella piana di Centomines dove arriva prete Diego Rubens. Mi è stato mandato per espiare il peccato di essere rimasto eretico dopo aver militato nel gruppo rivoluzionario del Marx River. Dapprima tenuto lontano, avvolto dal distacco e dall'indifferenza dei parrocchiani, Diego Rubens viene sempre più attirato, come in un giammesiano giro di vita, dentro una storia che riguarda le Sepultas di Pascas, donna das e che furono ragazze. Scusate, e che decisero da giovani di seppellirsi vive dentro le mura, dentro le loro tetre case e mulini, per un amore sbagliato, per dicerie del paese. La discesa all'inferno di Prebitero Diego alla ricerca di una più verità diventa un incubo che tessa e trama l'intero romanzo. Vengono alla luce terribili storie, ma anche uno spaccato antropologico di vite paesane dove tradizione e modernità interagiscono e combattono a duello. Layout di Sara Chiara, in copertina, autore rilievo di demone apotropaico, VI secolo a.C., ritrovato nella necropoli punica di Monte Sierrae, Carboni. Natalino Piras è nato a Bitti nel 1951, laureato in lettere e giornalista e bibliotecario. Romanzi che precedono questa sepoltura sono Il tradimento del mago, edizioni Castello 1986, La piana di Centomines, edizioni Castello 94, La mamma del sole, Il maestrale 95, Artù e Guenevo. Zonza 2001, con Fratelli Frilli ha pubblicato nel febbraio 2006 Brucia, storie di streghe.